Allora, Alessandro Chiesa, ti abbiamo visto nelle ultime settimane riprendere sul ghiaccio, riprendere confidenza. Come ti senti, come sta andando il tuo recupero? Ah, mi sento molto bene, sono contento. Oggi ho fatto il primo allenamento con la squadra, quindi sono rientrato in gruppo ed era un passo che aspettavo da molto, quindi sono molto felice. Immaginiamo che per te l'attesa sia stata particolarmente dura, stare fuori durante i playoff, guardare i tuoi compagni dalla tribuna, c'è tanta fame, forse ancora di più di tutti i tuoi compagni. Sì, la fame è tanta e diciamo che sono stufo di guardare partite e vorrei cominciare a giocarne un paio adesso. In queste prime uscite Lugano ha convinto solo a tratti, a volte in Champions League. Tu da esterno che hai potuto vedere queste partite, cosa ne pensi? Che giudizio ti sei fatto? Sì, diciamo che le partite dove siamo riusciti a imporre il nostro ritmo, quindi le nostre forze, velocità, di transizione, lì siamo riusciti a vincerle. Dopo in altre partite, anche quando siamo stati in Cechia, in Slovacchia, ma lì ci è mancata un po' la freschezza fisica, perché giustamente anche la squadra si trova in una fase di preparazione, di carico, ed è normale non poter avere, diciamo, la freschezza fisica che si ha magari in ottobre, novembre o dicembre. Quindi quello ci ha un po' frenato e ci ha fatto incombere in sconfitte che forse avremmo potuto evitare. Gli scorsi playoff il Lugano aveva creato un gruppo molto forte, molto unito, che ha fatto questo bel cammino nei playoff. Con i nuovi arrivi, i diversi giocatori sono arrivati, come hai visto il loro inserimento? Ma, come detto bene a te, noi partiamo da un'ottima base, un gruppo che conosce le sue potenzialità, conosce i suoi pregi, questo è ottimo, e i nuovi arrivati sono degli innesti mirati che ci potranno dare una grande mano in difesa e sia in attacco. Riassumendo il tutto, si dice sempre che solo il ghiaccio potrà dare le risposte. Tu però, come vedi questa squadra, è pronta per cercare di fare quel salto in più, quel piccolo passo in più che è ancora mancato? Questo è il nostro obiettivo, noi giochiamo per questo. Chiaramente ci sono anche gli avversari, però noi è importante è cominciare un processo di miglioramento ogni partita per partita, come noi ci ripetiamo sempre in spogliatoio, che non si vince il campionato la prima partita del regular season, ma dovremmo essere bravi noi a riuscire ad adattarci agli avversari e imporre il nostro gioco e diciamo usare le 50 partite di regular season per sempre migliorarci, per arrivare poi ai playoff e finalmente, come ho detto bene, fare il passo decisivo.